devi cercare le cose che amplificano le tue facoltà, non che le riducono. Guarda i miei occhi, sono sempre sballato. È uno sballo quando puoi vedere meglio, sentire meglio, pensare meglio, visualizzare meglio. La vita ti sballa alla grande. Perché la più grande fabbrica chimica del pianeta è qui. Suoi amici, come uscire dalla dipendenza? Scusa? Dipendenze, come fumare, bere, qualcosa del genere. Perché sappiamo che è una cosa cattiva, ma ne siamo dipendenti. Non so, io gioco a tennis, vado a... faccio anche sport. Scusa? Una volta fumiamo regolarmente. Una volta ogni 3 ore, o 2 ore, o simili. Ma so che è una cosa cattiva, ne devo uscire. Non ho detto che sia una cosa cattiva. Non penso che sia buona o cattiva. È semplicemente piuttosto stupido fumare. Non è né buono né cattivo, è stupido e basta. Perché questa macchina non è stata fatta per fumare. Questa è una macchina ecologica. Ma ora la rendi una macchina che fuma, questo significa che è stupido. Non è così? Una macchina è molto efficiente, la fai diventare una macchina inefficiente. Non è forse stupido? È cosa buona o cattiva? Non esiste nulla del genere. Sì, sappiamo che è cattiva, ma... Vedi, la cosa è tutta qui. Nel momento in cui la chiami cattiva, non riesci a lasciarla. Vedi, Bel sa cos'è cattivo. Perché gli dai dei titoli che non ha? È stupido e basta, tutto qui. Se vedi una cosa come stupida, non puoi farla tutti i giorni. Da qualche parte... ti senti più intelligente di altre persone. Sì? No, per via del gusto. Vedi, ora piano piano nel mondo le persone si sono messe contro di te. Solo 10 anni fa, se soffiavi in faccia a qualcuno, ti sentivi alla grande. Loro si sentivano stupidi. Ora l'equazione si è invertita negli ultimi 10 anni. Non è così? Non è così? Quindi da qualche parte pensavi che fosse una cosa intelligente da fare. Quando avevi solo 10 anni volevi solo aspirare e soffiare in faccia a qualcuno. Sembrava una cosa intelligente da fare. Dimmi, fumare. Una macchina che non fuma, farla fumare. Al momento lavori così tanto per far sì che le nostre auto fumino meno, non è così? Un'enorme quantità di ricerca sui combustibili, i motori e tutto quanto è in corso per far sì che la nostra auto fumi di meno, non è così? Una macchina che non fuma, se la fai fumare, è stupido o intelligente? Stupido. Dillo ad alta voce. Stupido. Tutto qui, se vedi questo, lentamente se ne andrà. Ora, c'è un certo fattore chimico in questo. La tua chimica è diventata dipendente dalla nicotina o caffeina o quant'altro. Questo lo cambieremo, stai a vedere. Fai Shambhavi Mahamudra, improvvisamente tutto il tuo sistema è così acceso, il bisogno di fumare, il bisogno di bere caffè, tè, ogni cosa semplicemente evapora. Ora, se lo fai, è solo per il piacere di farlo. Un giorno hai voglia di bere caffè, lo bevi. Un giorno hai voglia di fumare, fumi, decidi tu. Ma la compulsione verrà rimossa. La dipendenza fisiologica verrà rimossa. Faremo questo con la pratica, ma prima vedi che è stupido farlo. Come controbilanciamo il potere delle strutture sociali messe in atto dalla cultura popolare? Sembra che a volte sproni i giovani nell'ignoranza e li spinga ad avere una percezione distorta dell'autostima e possa anche portare le persone a comportamenti distruttivi, come droghe e alcol, perché è così alla moda. È impossibile scapparvi. Cosa facciamo? Oh, vedo che è una domanda popolare. Vedi, invece di guardare queste cose come roba morale, se sia giusto o sbagliato, perché non siamo mai stati in grado di decidere davvero cosa sia giusto e sbagliato, non è così? Per migliaia di anni abbiamo discusso le stesse cose senza essere in grado di arrivare a ciò che è veramente giusto e ciò che è veramente sbagliato.
Una generazione pensa è questo, quella successiva pensa è spazzatura. Sì o no? Sempre. Quindi osserviamolo in questo modo, per migliorare la tua vita. È l'obiettivo, è il motivo per cui sei all'università, in qualche modo vuoi migliorare la tua vita, non è così? Ci siete? Ebbene, qualcuno vuole soldi, qualcuno vuole ricchezza, qualcuno vuole conoscenza, qualcuno vuole relazioni, qualcuno vuole amore. Perché? Perché credi che migliorerà la tua vita in qualche modo, sì o no? Miglioramento della vita. Non cerchiamo soldi, potere, amore o altro. In realtà cerchiamo come questo può essere un po' di più di ciò che è adesso, non è così? Quindi, se vuoi essere un po' di più, è importante che tutte le tue facoltà siano un po' più amplificate rispetto a come sono adesso? Sto solo dicendo, per dei modi semplici di vedere le cose. Supponi di poter vedere meglio di come vedi adesso. La tua vita sarebbe migliorata in qualche modo? Sì o no? Se potessi pensare meglio, vedere le cose meglio mentalmente, la tua vita sarebbe migliorata? Quindi essenzialmente il miglioramento delle tue facoltà è il miglioramento della vita, in molti modi. Questa questione è ovunque. I giovani in India mi chiedono tutto il tempo, Sadhguru ha influenza sul governo, perché non rendi la marijuana legale per noi? Ho detto, perché la marijuana? Farò legalizzare anche la cocaina. Vuoi la metanfetamina? Renderemo anche quella legale. Qual è il problema? Il problema è solo questo. Quindi ho chiesto loro, vedi, lascia che ti porti... Sai, sono un pilota abilitato. Non io. Prenderemo un altro pilota per te. Su un piccolo aereo ti porteremo a fare un bel giro. Ma il pilota arriva fumato. Vuoi volare? No, non dicono no. Dicono, ah... Perché pensano che fumando stanno volando. Allora dico, ok, non stai capendo. Hai bisogno di un intervento chirurgico, serio. E il chirurgo arriva davvero fumato. Vuoi questa operazione? Oh no! Quindi capisci che riduce le tue facoltà. Se pensi che riducendo la tua facoltà diventerai migliore, allora tanti auguri. Tanti auguri. Perché avrai bisogno di tanta fortuna e tante benedizioni, perché non vivrai delle tue competenze di sicuro. Sì o no? Questo è il motivo per cui penso che tutti parlino di empatia, compassione, perché non vogliono vivere delle proprie competenze. Hanno bisogno della spinta di altre persone tutto il tempo. Ora, se riduci le tue facoltà, la tua vita viene ridotta o diventa uno sballo? Ridotta. Quindi non usare mai più la parola sballo. Di fumo e sono giù di giri. Questa non è una questione morale per me. Non ho moralità in me. Ma la vita dovrebbe funzionare, non è così? Supponi che i miei occhi diventino offuscati. Vivo meglio? Chiedo. Ci siete? Se la mia mente diventa offuscata, vivo meglio? Perché la gente pensa che riducendo le facoltà la vita diventi uno sballo? No, non accade. Ti dà solo un'illusione così, per la quale pagherai un prezzo. In questa fase della tua vita, devi cercare quelle cose che amplificano le tue facoltà, non che riducono le tue facoltà, non è così? Se sei interessato, vieni. Ti farò vedere. Guarda i miei occhi, sono sempre sballato. Sì, guardami. Mai toccato la sostanza. Perché la più grande fabbrica chimica del pianeta è qui. Ci siete? La questione è solo che tu sia estatico o ansioso e determinato da se sei un buon manager di questo o sei un pessimo manager. Ecco tutto ciò che determina questo. Se sei un pessimo manager, importi sostanze chimiche dall'esterno. Se sei un buon manager, conduci questo nel modo che vuoi e sei beato tutto il tempo. È uno sballo. Quando puoi vedere meglio, sentire meglio, pensare meglio, visualizzare meglio, la vita ti sballa alla grande. Voglio che tu conosca questo sballo, non lo sballo annebbiato.
Grazie mille.